Veramente le due squadre si conoscono bene. Ma difficilmente vedi partite belle. Di due squadre si conoscono finale. Così tanto, sì. I quarti di finale puoi vedere. Soprattutto con due italiane che studiano, perché esatto. Tu guardi City, Bayern Monaco, comunque. Diverso. È vero che City ha vinto 3-0. Sì, Bayern sì, Monaco poteva anche loro fare 2-3 gol, potevano farne 5 il City, perché giocano proprio con una mentalità diversa. Due italiane che si studiano, come ha detto Pioli. Io studio quello che fa lui, lui studia quello che fa me. Cioè, proprio movimenti mossa a scacchi, contromossa. Mossa contro mossa. E questo, e secondo voi le mosse sono già partite da questo turno col turnover? Aveva senso? Ha avuto senso secondo... Beh, per il Napoli ha più senso di tutti, sì. Nel senso che ha un vantaggio talmente ampio in campionato che può permetterselo. Il Milan e l'Inter stanno lottando per il quarto posto. Però il Milan che pareggia Bologna cambiandone 10, comunque facendo una partita mettendo la propria identità nella partita. Amore. Secondo tempo poteva fare gol. Ha fatto bene. Quando è entrato Brahim e Leao, è un segno che comunque la squadra ha, cioè Pioli ha più controllo sulla squadra rispetto magari Inzaghi sull'Inter. Quello sì, ne abbiamo parlato, però secondo me non ha senso che tu se il Milan ne cambi 10, perché in questo momento anche il campionato è molto importante. Cioè si parla del Milan, siamo ai quarti finale, non è che se passi arrivi in semifinale hai fatto la storia, perché la storia del Milan racconta altro. Però forse più. Però per un allenatore. Che... Però in questo momento allora stai dicendo che può subentrare l'ego dell'allenatore che vuole entrare in semifinale. Sì, è sì. Importante anche per lui, ovviamente. E nel senso, per un allenatore dice: conto sono al Milan. Adesso mi viene in mente quando si parlava, c'è stato anche il documentario nostro, quello di Stiamo bene insieme del Milan, quando il Milan vince la Champions è ottavo in campionato, però si parla di un Milan con Ancelotti, Maldini, Nesta, Pirlo. Sarebbe giocatori... piaciuto sapere, mi piacerebbe sapere il pensiero di Maldini sulle scelte di oggi, che è stato giocatore, che ha fatto quelle partite, che ha fatto semifinali e finali. Cosa pensa lui del turnover così ampio prima di una partita del genere? In privato. Perché io sono a favore del turnover, 10 sono tanti. Ma però poi, sono a favore del turnover io. Infatti Marco dice è Milan ottavo, quindi fuori dai giochi. Hai un solo obiettivo ed era quello della Champions. Quindi sei tanto lontano. Ma qui si parla della prossima stagione, stare in Champions. E poi, ti ripeto, se il Milan, e anche se arrivi in semifinale, va bene dopo tanti anni, però comunque ha una storia. Non è che stai facendo qualcosa di indimenticabile. Hai una semifinale... alla portata, sai già che hai una semifinale alla portata. Sì, ma non è indimenticabile neanche la finale, con beh, tutte quelle che ha fatto. Diversa. La finale è secca. Tu in finale ci sei arrivato. Sì, sono arrivato. Ale, eri nella rosa di una finale di Champions, cioè, e quindi capisci cosa... Lì avevamo vinto lo scudetto, però. Però nella squadra, quanto pesava? No, lì avevamo già vinto, lì è diverso, avevi già vinto lo scudetto, avevi vinto la Coppa Italia, quindi arrivi all'apice di tutto, è normale che arrivi con... E ci arrivi anche da sfavorito, perché c'era il miglior Barcellona degli ultimi, il miglior Barcellona della storia probabilmente, e quindi ci arrivi un po' da sfavorito, hai fatto la tua partita, però ci stava, cioè c'era la speranza di vincerla, ma c'era anche la possibilità di perdere. Che poi se tu vai a vedere comunque il turnover, il Milan l'ha fatto totale, ma il Napoli l'ha fatto quasi totale, perché a parte Di Lorenzo, il portiere, ma anche il Milan uguale, però Kim e non gioca. Juan Jesus comunque magari è quello che deve giocare, però ha bisogno di minuti e quindi ci sta a farlo giocare. Ha giocato Demme che non giocava da una vita. Ma Napoli può permettersi? No, sto dicendo, nell'ottica del turnover è stato fatto, però all'estero non ragionano così. No, assolutamente no. Borca, lo sai bene, il Real. Io oggi abbiamo visto un po' la partita del Real Madrid, a parte Vinicius, però che lo ha detto già in conferenza, che non le aveva visto bene fisicamente, quindi preferiva tenerlo da parte. Però quelli che erano bene fisicamente, Benzema l'ha fatto giocare. C'ha 12 punti al Barcellona, quindi quasi impossibile arrivare a vincere il campionato, e 12 punti alla quinta, quindi non è a rischio la Champions. E Benzema ha giocato prima di una partita importantissima nei Champions. Quindi ognuno la vede in modo diverso. Secondo me in Italia c'è ancora questo aspetto di dover sempre cambiare negli ultimi anni, perché credo che prima non fosse così. Quando giocava Maldini, credo che giocasse quelle del campionato e quelle di Champions. Il Benfica ne ha cambiati solo due e dovrà fare la partita della vita. No, ma non avete mai... Io quell'anno che abbiamo detto che ho fatto l'esordio al Milan, c'era la finale con la Juve.
10 su 10 ne ha cambiati. Però, però prima della finale. Prima, no, era l'ultima di campionato. Quello è un altro discorso. Ma Marco, sì, ma a volte non ti dà la sensazione che usano il turnover come per dire metto le mani avanti, se perdo in campionato è perché ho fatto il turnover, sto pensando alla Champions? No, perché secondo me è troppo importante adesso arrivare al quarto. Stanno rischiando troppo. Ho capito, però potrebbe essere importante, però c'è il fatto 10. Anche che ho raggiunto una semifinale. Anche 10 no, 10 sono tanti, però l'Inter secondo me con la rosa di oggi, con la formazione di oggi, può battere comunque il Monza per forza di individualità. Ma l'Inter non l'ha fatto un turnover totale. Infatti ha detto il mister che ha fatto il turnover, però che non ha voluto stravolgere la squadra. Che ha voluto. E poi è quella che ne è risultata peggio, perché poi quella che ha perso, gli altri un punto l'hanno fatto. Cioè, perché comunque il Milan poi un punto l'ha fatto in un campo magari sulla carta più difficile, perché è andato a giocare a Bologna, una squadra che sta bene, mentre l'Inter ha giocato in casa. Quindi a volte la mia sensazione forse è che in questo momento l'allenatore, dire la partita più importante, quando anche gli fanno la domanda, è la partita più importante della tua carriera, ovvio, e comunque siamo tutti egoisti nel nostro, cioè comunque andiamo a guardare il nostro, per un allenatore raggiungere una semifinale di Champions è un qualcosa, è un tuo sogno con la possibilità di giocarti una finale. E poi la finale è una partita secca, è vero che dici arrivano dall'altra parte gli extraterrestri, perché sembra quando magari guardi dall'altra parte che arrivano, però poi la partita secca può succedere di tutto. Sì, è vero che la Champions solo la vinci o vieni dimenticato. Il non quarto posto te lo porti dietro l'anno successivo. Certo, e cosa metti nella bilancia, no? Sì, però... E quindi, no, cioè, per quello che forse nei panni di Milan e Inter avrei messo più attenzione questa giornata. Poi io sono a favore del turnover. E, a me piace rendere partecipi tutta una squadra. È vero che ci devono essere dei titolari che se lo devono meritare sul campo, però è giusto anche rendere partecipi altri.